determinato, entusiasta, pronto a cogliere un'opportunità importante. Subito al lavoro Emanuele Cascione per l'ex capitano biancazzurro, contratto sino al 30 giugno senza alcuna opzione. Si ripartirà dal 4-3-3 che Bucaro aveva accantonato nel tentativo, purtroppo non riuscito, di dare più solidità al suo 11. Naturalmente quello di Cascione sarà un 4-3-3, sì, ma con qualche accorgimento per cercare di centrare velocemente l'obiettivo dell'equilibrio e della compattezza di squadra. Non sarà facile, restano infatti solo 6 partite più i playoff, ancora però da blindare. Il quarantenne tecnico nato a Catanzaro riparte dunque dal sistema di gioco che i calciatori conoscono meglio dopo i tanti mesi di allenamento con Zeman. Probabilmente vedremo una squadra più corta, forse un po' più bassa, ma con l'opzione concreta del contropiede. Un fatto è certo, il Pescara deve mettere a posto la fase di non possesso. È stato il limite vero di questa stagione. I gol finora subiti sono 51, di cui 30 nel disastroso girone di ritorno. Nell'intera Serie C hanno fatto peggio il Fiorenzuola con 52 reti, il Monterosi 56, la Recanatese 58 e il Brindisi Cenerentola del girone C con 59 gol al passivo. Sabato prossimo Emmanuel Cascione debutterà nel suo stadio, l'Adriatico, col Pontedera, ore 17:30. Toscani sesto in classifica, 2 punti di vantaggio sul Pescara, oltre a Vergani, che tuttavia ha ricominciato a correre ai margini per squalifica Cangiano. A disposizione invece Tuniov, che non è stato convocato dalla nazionale estone.